Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di un tema caldo, quello delle infrastrutture e dei trasporti, perché oggi c'è stata la visita in Abruzzo, tuttora in corso, del sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta a Pescara. Allora noi proprio a Pescara ci trasferiamo, dove saluto Paolo Renzetti in compagnia del senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, che è stato insomma il promotore di questa visita di Salvatore Margiotta per, lo dicevo in apertura, un tema molto molto caldo, quello dei trasporti, appunto, delle infrastrutture. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio senatore. Grazie, grazie Caro Jacopo. saluto. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. A te un ringraziamento particolare, data l'ora, al senatore Luciano D'Alfonso perché è ora di pranzo. Senatore, la giornata di oggi è una giornata importante perché si parla di fatti concreti con la presenza del sottosegretario al MIT, che tra poco avremo ai nostri microfoni. Si parla di infrastrutture, mai come oggi, dopo il passaggio del decreto al governo, al Consiglio dei Ministri. Insomma, si può iniziare a guardare con fiducia a quelle che sono delle opere strategiche per la nostra regione. Sì, noi abbiamo voluto questo incontro in presenza fisica del sottosegretario Margiotta, che non ha la delega alle pergamene ebraiche ma alle infrastrutture. Ma soprattutto va valorizzato il fatto che lui sia un interna corporis, è un ingegnere, un professore universitario, ha vita parlamentare e sa ciò di cui ha bisogno l'Abruzzo. Noi abbiamo le risorse, abbiamo la previsione nei documenti programmatici sia del MIT che del MEF, adesso ci serve un monitoraggio costante contro la pigrizia che si insidia come una ragnatela maledetta. Fare in modo che il miliardo 566 milioni di euro per la Pescara-Roma venga temporizzato per quanto riguarda sia la progettazione, che prevede 15 milioni di euro nelle mani contrattualizzate di Italferr, e poi la raccolta dei pareri e dei consensi affinché poi vada in produzione il cantiere. Il 2021 può essere l'anno del cantiere, se ciascuno fa il suo dovere e se un uomo come Margiotta ci aiuta a vigilare. Io sono convinto che ce la faremo. Voglio ringraziare anche il presidente Conte, che ha previsto al riguardo la figura di un commissario. Voglio ringraziare il governo tutto insieme e il Parlamento, di cui faccio anche parte, per il lavoro che faremo con il DL Semplificazioni. Accanto al tema della ferroviarizzazione da migliorare e che ci mette in una condizione di pari opportunità con le altre regioni più funzionanti e veloci, noi abbiamo il tema della viabilità autostradale, di cui mi voglio occupare anche in prima persona, per la quale vi dico di non porre domanda al sottosegretario perché c'è un contenzioso che ha valenza anche giuscivilistica, ma lì si tratta di operare affinché un tiro alla fune, attraverso gli strumenti contrattuali e anche di convenzione, i lavori previsti vanno fatti, la magistratura deve dare dei tempi precisi e la quantità e la qualità delle opere deve essere messa in produzione per tempo, evitando insomma di rincorrere sempre l'emergenza. C'è una questione anche delle strade provinciali, per le quali 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, siamo riusciti ad incassare che 513 chilometri di strade provinciali passassero ad ANAS. Adesso ci sono altre 3 strade che devono meritare l'istruttoria idonea affinché passino ad ANAS. Parlo della Estonia, che dal mare della provincia di Chieti arriva fino ad Agnone nel Molise. Parlo della strada che porta a Scanno, una strada ad alta densità di caduta massi che non può fare la provincia dell'Aquila. E parlo anche di una strada minore che da Fossa Cesia porta a Lanciano. Insomma, noi dobbiamo riaprire il tavolo e prima Margiotta ha detto che il tavolo si riapre d'intesa con le regioni. Fare in modo che l'ANAS intervenga significa fare in modo che un ente con grande esperienza, con miliardi di euro dati in anticipo ogni anno, possa poi farsi carico di manutenzione, anche di pulizia, di rimozione della neve, di segnaletica verticale ed orizzontale. Io sono molto soddisfatto e ho lanciato a Margiotta anche un altro tema: la sicurezza degli invasi idrici. Noi abbiamo 7 invasi idrici di rilievo nazionale che portano 380 milioni di tonnellate d'acqua. Non possiamo non considerare il fabbisogno di manutenzione, anche di check-up, senza essere distruttivi, usando la tecnologia. Per questo ringrazio la vostra televisione che ci permette di fare agenda, perché l'Abruzzo ha bisogno di un'agenda che sia giorni e che consenta il migliore lavoro di monitoraggio e di verifica.
Grazie senatore, grazie, perché ha toccato in pochi minuti tutti gli argomenti, grazie, tutti i punti fondamentali. Io chiederei gentilmente al sottosegretario, al senatore Salvatore Margiotta di avvicinarsi al nostro microfono. Grazie davvero per la sua disponibilità, perché ovviamente è ora di pranzo, le rubiamo davvero pochissimi istanti. Sottosegretario, una visita oggi in Abruzzo dalla grande valenza, perché tante sono le opere che riguardano le infrastrutture nella nostra regione. Sì, assolutamente sì, devo dire che è stato scelto anche perfettamente dal senatore D'Alfonso il tempo per l'invito, visto che siamo a pochi giorni dal Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto semplificazione, che contiene una parte rilevante, la parte rilevante dedicata appunto a norme e procedure per far ripartire il Paese in sicurezza e però in velocità, e contemporaneamente contiene, e qua è il lavoro del nostro Ministero, una serie di documenti che vanno da un lato a disegnare un progetto e un piano e un programma e una visione di sviluppo per il nostro Paese, dall'altro all'interno di tale progetto a specificare le opere che devono avere una velocità maggiore, ulteriore e prioritaria di intervento e di realizzazione. Infatti abbiamo un elenco di opere prioritarie redatto dal nostro Ministero, che prende il nome di Italia Veloce, e all'interno di tale elenco di circa 130 opere vi è un sottoinsieme che riguarda le opere prioritarie, su cui sarà nominato anche un commissario. Dovrei dire di prioritarie di prima fascia, considerato che appunto l'idea di individuare un commissario nasce dal fatto di voler conferire ad esse una velocità di realizzazione ulteriore rispetto a tutte le altre. Tra queste è presente la Roma-Pescara, ferroviaria, alta velocità di rete, così amiamo chiamarla, per dire che sarà un'alta velocità, anche se non toccherà lungo tutto il tracciato i 300 km orari come accade sulla fascia tirrenica, ma come ha ricordato proprio un attimo fa in un altro incontro la deputata Stefania Pezzopane, c'è anche un interesse fortissimo sulla dorsale adriatica alta velocità, per esempio con un intervento sulla Termoli-Lesina, e poi via via con tutti gli altri interventi, che deve consentire di avere anche sull'altra parte del nostro paese, cioè su quello adriatico, una possibilità di circolare in sicurezza e in velocità che oggi non c'è. Io sono un appassionato della Roma-Pescara per mille motivi. Primo, perché sono un tifoso del ferro, della cosiddetta cura del ferro, che era uno dei principi su cui ci siamo mossi nella scorsa legislatura e anche come governo. Ne sono un appassionato perché la ferrovia di per sé fa diminuire il traffico stradale, autostradale, e dunque l'inquinamento ad esso connesso, perché è un mezzo sufficientemente democratico di spostamento e perché è giusto che tenga insieme le esigenze di tutta la popolazione. E poi Pescara-Roma significa Adriatico e Tirreno, significa non solo spostamento di persone, come abbiamo detto sin qui, ma spostamento di merci. Ho incontrato oggi una nutrita rappresentanza di imprenditori di questa regione, ho avuto modo di constatare che ricchezza di idee, di energie vi è in questa regione, e l'imprenditoria, l'industria, lo sviluppo necessita di grandi possibilità di trasporto e di movimento. Sono qui e concludo per dire che assumo l'impegno, peraltro da uomo del Sud, da uomo che ama questa regione e che stima i suoi rappresentanti istituzionali, in particolar modo quelli del mio partito, a prendere l'impegno di seguire tutte le partite infrastrutturali in atto da vicino, con grande passione e con grande voglia di arrivare alla soluzione dei problemi. Grazie davvero al sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, da Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio, arrivederci.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti, grazie ovviamente al senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso e al sottosegretario al MIT Salvatore Margiotta. Noi rientriamo e proseguiamo il nostro telegiornale perché si terranno nelle giornate di lunedì e mercoledì prossimi gli interrogatori dei 5 indagati sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per l'organizzazione di eventi e spettacoli a Pescara e per il presunto concorso truccato alla ASL della città adriatica. Lunedì mattina davanti al GIP Elio Bongrazio e al PM Luca Sciarretta compariranno il presidente dell'Assemblea provinciale del Partito Democratico Moreno di Pietrantonio e l'imprenditore Cristian Summa, entrambi assistiti dall'avvocato Ugo Di Silvestre. A seguire sarà ascoltato l'imprenditore Andrea Cipolla, difeso dall'avvocato Marco Spagnuolo. Mercoledì mattina invece sarà la volta dell'ex assessore comunale ai grandi eventi Giacomo Cuzzi, assistito dagli avvocati Nicola Lotti e Gianfranco Iadecola. Subito dopo sarà ascoltato l'ex assessore Simona Di Carlo, difeso dal legale Gianluca Pizzuti. Le accuse a vario titolo sono di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illeciti finanziamenti elettorali e turbata libertà degli incanti. Noi andiamo avanti, adesso andiamo a Teramo perché 8 amministratori, di cui 4 donne, in provincia di Teramo entrano in Fratelli d'Italia. La soddisfazione della coordinatrice provinciale Marilena Rossi e di Giandonato Morra, membro dell'esecutivo nazionale del partito di Giorgia Meloni. Il partito cresce e hanno aderito altri amministratori, ma siamo contenti che adesso Fratelli d'Italia sta crescendo in una crescita sana di gente che vuole portare il loro apporto dentro il nostro partito, e questo, siccome noi andiamo avanti con la politica e sponsorizziamo la politica del nostro leader nazionale che è Giorgia Meloni, e quindi siamo oggi aperti all'ingresso di nuovi amministratori e consiglieri. Su 8 amministratori, 4 sono donne, sono degli assessori e apporteranno sicuramente dentro Fratelli d'Italia e il loro comune a cui fanno riferimento il loro grande parterre di esperienze, perché parliamo di commercialisti, di avvocati e quant'altro, quindi io sono enormemente felice. È un fatto importante, poi amministratori, come avete visto, sia di minoranza che di maggioranza, anche in comuni importanti, Isola, Sant'Egidio, è la riprova anche di un radicamento sul territorio, la riprova di un dialogo costante, di una presenza. Siamo molto contenti anche perché ci sono professionalità, competenze, voglio dire è una bella giornata per noi oggi. Giorgia Meloni secondo me sta crescendo oltre per le sue indubbie qualità politiche, per la coerenza che la contraddistingue. Basti ricordare due esempi: Giorgia Meloni non ha fatto il patto del Nazareno, che credo stia penalizzando tantissimo Forza Italia, non è entrata al governo con i 5 Stelle, perché oggettivamente ci sono delle differenze incommabili. Questa amministrazione d'Alberto ha già i problemi che ha magari un sindaco al secondo mandato, c'è un'accelerazione negativa, insomma il gruppo 3.0 è stato uno dei fautori dell'ascesa di Gianguido Alberto, al quale poi si sono affiancati tanti civici, e poi c'è stata l'unione di tante liste, di centrosinistra, civiche, di centrodestra, voglio dire c'è stato un bel assemblamento, e credo che la difficoltà della gestione sia questa. Credo che Gianguido abbia problemi, non solo che non può più sopire con gli incarichi in comune, ormai dovrà fare purtroppo ricorso agli incarichi extracomunali, quindi voglio dire è una deriva che forse, guarda, lo dico con tristezza per la città, forse non se l'aspettava neanche lui, è scoppiata in mano, voglio dire, e non è un cerino, è un petardo. Si è dimesso l'assessore di Giulianova Federico Taralli, il sindaco Ivan Costantini ne ha assunto le deleghe mentre si valuta un eventuale allargamento della maggioranza comunale. Giuseppe Dintino. Si restringe la maggioranza dell'amministrazione giuliese. L'assessore Federico Taralli si è dimesso per esigenze lavorative. Taralli è responsabile vendite di un'azienda tedesca e si è trovato davanti a un bivio: la politica o la professione. L'ormai ex assessore ricoprirà comunque il ruolo di coordinatore comunale dell'associazione Noi Verso, con cui era stato eletto. Cosa rimane di quest'anno di assessorato?
Sicuramente un'esperienza bellissima, la prima esperienza della mia vita in ambito politico, benché fosse in un polo civico, un progetto che ho visto nascere, al quale ho creduto moltissimo e che, nonostante le grandissime difficoltà dovute a quella che è l'emergenza, ahimè, più grande dal dopoguerra, che è quella che stiamo vivendo del Covid, ma che comunque sta portando i propri frutti in città. Il sindaco Ivan Costantini ne assumerà le deleghe al verde pubblico, agli impianti sportivi e al mercato ittico, e questo almeno fino a settembre. Il primo cittadino aveva già assunto quella all'urbanistica e si ritrova così a ricoprire un ruolo da superassessore. Adesso la questione è la possibilità di allargare la maggioranza. Nei giorni scorsi si era parlato di trattative in corso con la Lega, che attualmente è all'opposizione. E questo benché Costantini sia stato eletto a seguito di una campagna elettorale in forte contrapposizione con il Carroccio, i cui consiglieri hanno votato contro il bilancio e il piano aziendale di Giulianova Patrimonio. Il sindaco però non ha bisogno di ingressi dell'ultima ora, la maggioranza è solida, ha dichiarato, ma al contempo non esclude che l'accordo possa essere raggiunto nei mesi a venire. Questo lo vedremo solamente nel corso dei prossimi mesi. Noi, come abbiamo sempre fatto, faremo delle attente valutazioni, non ci faremo prendere dalle frenesie di allargare la maggioranza. Ho una maggioranza solidissima, quindi comprendete bene che devo fare delle valutazioni con tutte quelle persone che si sono candidate per me e con me 12 mesi fa. 6 persone, parliamo di cronaca, sono rimaste ferite in 3 diversi incidenti stradali accaduti in mattinata nel Pescarese. A Cugnoli alle 6 un uomo di 70 anni è stato investito da un'automobile con politrauma e è stato trasportato all'ospedale di Pescara. Incidente a Loreto a Prutino, dove alle 7.30 si sono scontrate 2 auto. Sul posto i sanitari del 118 con elisoccorso e ambulanza. Una donna di 84 anni e un uomo di 85 sono stati trasferiti al Santo Spirito di Pescara, un 50enne all'ospedale di Penne. A Colle Corvino invece un giovane in sella ad una moto si è scontrato con una vettura restando ferito. Per il 25enne si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale civile di Pescara. Ferita in modo non grave la donna che era alla guida dell'automobile. Cambiamo argomento adesso, esultano WWF e Lega Ambiente dopo la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste contro il parere favorevole sul progetto del cementificio di Punta Penna a Vasto. Paolo Rezzetti. Una valutazione di incidenza ambientale insufficiente rilasciata sulla base delle sole voci di mitigazione ed un impatto pesante del traffico veicolare. Sono alcune delle criticità rilevate dalle associazioni ambientaliste WWF e Lega Ambiente che hanno presentato e vinto il ricorso davanti al TAR nei confronti del progetto della Escal volto ad installare un impianto di produzione di leganti idraulici cementizi sulla fascia esterna della riserva naturale di Punta d'Erci a Vasto. Il Tribunale infatti ha accolto il ricorso concedendo l'annullamento del parere favorevole dell'ufficio tecnico del Comune di Vasto per la realizzazione del cementificio. Avvocato, nel merito quali sono i punti salienti di questa sentenza del TAR che ha visto riconosciute le vostre ragioni? Il motivo fondante di accoglimento del ricorso è stata la mancanza del parere dell'ente di gestione. Da ultimo, ma non meno importante, il TAR ha anche espresso una regola che, ripeto, potrà essere utilizzata anche in altre situazioni su tutto il territorio nazionale che riguardano appunto le varie oasi e le varie riserve e che comunque anche al di fuori delle aree protette ci deve essere l'autorizzazione da parte dell'ente. Con questa sentenza andiamo a tutelare proprio questo, quello che ha l'Abruzzo come punto di ripartenza e come futura programmazione anche per uno sviluppo economico di questi territori. La sentenza poi ci dà anche un'altra grande forza, che è quello di dire che i pareri degli enti gestori delle aree protette non sono solo una carta tra le tante da mettere all'interno dei progetti, ma sono di sostanziale importanza proprio per definire le attività che possono essere fatte o meno sul territorio. Rimarco, dopo questa sentenza ovviamente si guarda avanti, l'obiettivo è quello di avere sempre un occhio vigile per quanto riguarda le riserve della nostra regione.
Sicuramente dal punto di vista della conservazione questa sentenza fa tanto, perché sancisce quel principio fondamentale secondo il quale non basta trovarsi fuori da questo circuito, ma bisogna guardare a quelle realtà anche produttive che non impattino con la conservazione dei nostri habitat e con il valore importante che loro hanno anche da un punto di vista di promozione e di crescita socioculturale del territorio. Ma significa anche che i nostri imprenditori devono fare un salto di qualità, devono sostanzialmente iniziare a ragionare su un'industria green, su quello che anche questa pandemia ci ha insegnato. Questa mattina presidio di Rifondazione Comunista davanti all'ospedale Mazzini di Teramo per chiedere una struttura rinnovata per il nosocomio del capoluogo e dare sostegno anche ai presidi di Giulianova, Atri e Sant'Omero. Rifondazione Comunista oggi in piazza per un presidio conferenza stampa qui di fronte all'ospedale Mazzini di Teramo per parlare della sanità provinciale e dire la propria posizione in merito al progetto della costruzione di un nuovo ospedale a Teramo. Diciamo innanzitutto che la provincia di Teramo, con i suoi 300.000 abitanti che si moltiplicano come sappiamo bene nei mesi estivi, ha l'assoluta necessità di avere un ospedale con funzioni DEA di secondo livello. E riteniamo che questo ospedale debba essere localizzato a Teramo, oltre per il fatto che sia la città capoluogo, ma anche perché Teramo è il punto baricentrico all'interno della provincia, che si trova a metà fra la fascia costiera adriatica e le zone interne montane. Naturalmente un nuovo ospedale, perché? Perché è chiaro che la vecchia struttura del Mazzini, che è stata realizzata negli anni 60, non può soddisfare quelli che sono i requisiti tecnici delle attuali normative antisismiche, ma Rifondazione Comunista chiede che vengano potenziati e mantenuti anche gli altri tre attuali nosocomi provinciali, quindi quello di Giulianova che fa da riferimento a tutta la zona costiera, quello di Sant'Omero, punto nevralgico per la Val Vibrata, e quello di Atri che serve tutta la popolazione della Val Vomano e della Val Fino. Quindi Rifondazione Comunista si batte per ripotenziare la sanità in provincia di Teramo, migliorare la sanità pubblica. Torniamo a finanziare il sistema sanitario nazionale e non i privati. Adesso parliamo di sport, calcio di Serie B, perché questa sera torna in campo il campionato cadetto con la giornata numero 33 di campionato. Appunto, Pescara atteso da una sfida delicatissima. All'Adriatico Cornacchia contro il Perugia avanti di un solo punto rispetto ai biancazzurri. Esordio sulla panchina del Delfino per Andrea Sottil. Rimettere la proverbiale chiesa al centro del villaggio, perché stasera per Andrea Sottil l'esordio sulla panchina del Pescara sarà la prima di sei finali che il neo allenatore giocherà, sapendo che quello di questa sera, oltre che essere il suo personale debutto, è anche il crocevia dal quale passa una buona fetta della salvezza biancazzurra. E non è un caso che Sottil, col poco tempo a disposizione, abbia una sola strada: affidarsi alle qualità dell'organico a disposizione. E l'accento in conferenza stampa infatti è caduto spesso sui giocatori e sulle loro caratteristiche. Secondo me quello che è più importante, al di là dei moduli che sono dei numeri che contano sicuramente, è mettere i giocatori nelle posizioni giuste, secondo me più consone alle loro caratteristiche, quello che ho cercato di fare più è anche lavorare un po' sulla testa, sulle motivazioni, su cercare di riaccendere questa squadra che secondo me, ripeto, è un'ottima squadra formata da giocatori sia esperti che giovani di grandi qualità. Così come non è una casualità che una mediana dispari nel 4-3-2-1, Sottilla in mente, possa prevedere uno e un solo playmaker. Palmiero è il vero play di questa squadra. Ci parliamo prima di caratteristiche. Io lo conoscevo già, perché comunque seguo i giovani, in Serie C ci sono tanti giovani, l'ho seguito a Cosenza. Palmiero è un play naturale, quindi io penso che, io adesso non voglio, faccio allenatore, è andato via Brugman, la società ha preso Palmiero, quindi Palmiero è un play classico davanti alla difesa. Punte più strette o più larghe per un vero e proprio 4-3-3? Per Sottil molto dipende dai principi in fase offensiva. Pucciarelli e Galano supporteranno Maniero, che lo facciano da vere e proprie ali o da trequartisti mascherati dipenderà dai momenti della partita. Mi piacciono i principi di gioco, cioè, tanto non è che sono molto d'accordo, Pucciarelli e Galano insomma non è che non sono due esterni da 4-3-3, Galano e Pucciarelli nella loro carriera hanno fatto sempre gli esterni nel 4-3-3. Poi può
possiamo parlare che magari non sono più dei giovanotti, ma per esempio io ho visto i dati dei GPS di questi due allenamenti, spingono come due animali. Quindi. La distanza con i rivali di stasera è davvero minima, una lunghezza separa il Delfino dall'11 dell'ex Serse Cosmi, che Sottile conosce molto bene. L'ho avuto a Genova, è un allenatore che tira fuori il massimo dei suoi giocatori, chiaramente il Perugia, per quello che ho visto, ha una squadra dove una società secondo me ha investito, magari si trovano in questa posizione, anche loro sono in difficoltà e sarà una bella partita. Ecco che prima parlavo di fame e di agonismo, no? Perché uno spareggio bello subito caldo, e noi giochiamo in casa, di là che non ci sia il pubblico, però poco importa, e noi dobbiamo fare una partita di un certo tipo. In difesa davanti a Fiorillo mancherà lo squalificato Scognamiglio, e allora la coppia centrale sarà Drudi Bettella, a destra Zappa, a sinistra Del Grosso, con Memusciai e Busellato interni di centrocampo. Di tempo non ce n'è tantissimo ed è lo stesso Sottile a saperlo per primo. Perché oggi non c'è più tempo di fare mugugni, musetti, chiacchiere, non c'è più tempo, perché bisogna stare lontani dalla zona pericolosa e poi si vedrà. Dalla parte opposta Cosmi porta con sé Angella e Ghiomber, i due difensori stanno lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni, ma stasera potranno trovare al massimo posto in panchina. La squadra durante questa settimana ha lavorato bene, chiaro, abbiamo gestito alcune situazioni perché soprattutto nel reparto difensivo siamo veramente contati, e quindi magari ho cercato io stesso di evitare anche altri infortuni che ci avrebbero veramente messo nei guai seri. Anche per il Grifo partita decisiva, come ammette anche lo stesso allenatore. Oggi abbiamo, da un lato siamo, almeno per quello che riguarda il mio staff, siamo soddisfatti del progresso della squadra sotto questo punto di vista, però purtroppo non basta, e quindi non è il momento questo di dire è importante fare la prestazione, adesso è assolutamente venuto il momento, non da adesso, da prima, però da oggi in poi il momento di dire è importante fare i punti. E ovviamente questa sera per seguire Pescara-Perugia, appuntamento a partire dalle 20:30 con diretta stadio con Andrea Costantini, i suoi ospiti, ovviamente collegamenti pre e post gara e anche il racconto della partita dallo stadio Adriatico Cornacchia, per quello che l'avete visto, un vero e proprio spareggio salvezza. Il telegiornale finisce qui, io vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand già sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per averci scelto e buon proseguimento di giornata.